Una nuova tragedia sul lavoro consumata nel Bresciano, un'ennesima morte bianca, un infortunio che questa volta a Borgo San Giacomo è costato la vita ad un 28enne Mohamed Shahir. Un episodio drammatico sul quale saranno i carabinieri di Verola Nuova e il personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti del Lavoro, DATS, a fare luce. Dalla prima ricostruzione però tutto è avvenuto in pochi istanti, attorno alle 13.30, all'interno della Tomasoni Meccaniche di Via dell'Ecologia, una delle principali aziende della zona che dà lavoro a circa una settantina di addetti. La vittima, che risulta di casa ad Orzi Nuovi, lavorava da poco nello stabilimento Bassaiolo e per ragioni che saranno meglio acclarate in seguito è stato improvvisamente travolto da una pesante lastra sganciatasi da un carro ponte. Il ventottenne è rimasto schiacciato sotto il massiccio manufatto che non gli ha lasciato scampo. Inutile il tentativo dei colleghi e successivamente del personale sanitario di prestargli aiuto, per il giovane magrebino non c'era più nulla da fare. A Borgo San Giacomo sono intervenuti anche alcuni delegati sindacali della FIOM CGIL per incontrare i vertici dell'azienda e avere ragguagli sul tragico incidente che si inserisce in un anno in cui i numeri appaiono già allarmanti. Il numero complessivo degli infortuni di ogni ordine e gravità nei primi 5 mesi del 2022 ha fatto registrare un incremento del 72% rispetto all'anno passato, complice certo le pause imposte dalla pandemia, ma arrivando a superare le 9.500 unità, per un totale di 63 casi al giorno. Nello stesso periodo le morti bianche sono sì calate da 17 a 13, ma hanno comunque garantito al bresciano il triste primato lombardo con il superamento per la prima volta di Milano.